Piacere di vedervi, seppur in via virtuale. Collega Giuffre mi ha invitato a tenere un incontro con voi sul tema delle fonti e dell'organizzazione parlamentare. Ho accettato ben volentieri questo invito, non soltanto perché per i rapporti, diciamo, di amicizia che mi legano al collega, ma è di mio particolare interesse, ritengo anzi importante che si dia un'informazione, seppur di base, su quelle che sono, diciamo, le linee fondamentali, i temi principali del funzionamento delle Camere. Tema che talvolta viene anche frainteso, se non addirittura ignorato dall'informazione giornalistica, che talvolta, diciamo, prende delle cantonate su questo genere di argomenti. Quindi io avverto sempre con un senso di dovere nei confronti della collettività e quindi anche nei nostri confronti riuscire a dare un'informazione corretta su questi temi. Io nel preparare questo intervento ho utilizzato delle slide che vado ora a proiettare perché mi sembrano didatticamente fruibili, fermo restando ovviamente che se nel corso dell'esposizione voi avreste delle domande, delle perplessità, riteniate che sia opportuno avere dei chiarimenti, mi potete tranquillamente interrompere e volentieri mi soffermerò su alcuni punti. Allora vado a condividere lo schermo, però mi si dice qua che ho la condivisione dello schermo disabilitata, quindi vorrei che questo problema si superasse, perché credo che sia opportuno che, appunto, anziché vedere me, vedeste le slide proprio per cercare di seguirmi meglio nella mia esposizione. Non so se la dottoressa qui può aiutarmi in questo. Io non riesco a condividere lo schermo. Ah, ora sì, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora. Riuscite a vedere? Non ancora, sinceramente. Allora, un attimo solo. Perché? Ecco qua. Allora. Vedete? Ora sì. Ok. Sì, sì. Perfetto. Allora vediamo se riesco a proiettarlo pure così. Vedete ora meglio? Sì, sì, bene. Perfetto. E allora ci siamo. Allora, la prima cosa da cui prendere spunto è che la Costituzione italiana, la nostra Costituzione, pur nel rispetto dell'autonomia delle Camere, perché come vedremo dedica un apposito articolo, l'articolo 64, ai regolamenti parlamentari, alla capacità delle Camere di darsi delle regole, un'organizzazione autonoma, pur, dicevo, in questo rispetto, la Costituzione detta alcune regole fondamentali
in materia di organizzazione, in materia di funzionamento delle Camere, riguardo al procedimento legislativo, riguardo alle prerogative parlamentari. Quindi, così come impone la sua natura, la Costituzione detta alcuni principi che poi spettano alle Camere attuare in maniera diciamo particolare. Quali sono questi principi? Innanzitutto, nella Costituzione noi troviamo l'opzione fondamentale per una struttura bicamerale, cioè il fatto che il nostro Parlamento è composto da due Camere e si tratta di un bicameralismo, si dice, perfetto, io direi paritario, perché forse perfetto da questo punto di vista non è, nel senso che le due Camere hanno gli stessi poteri, hanno pari funzione legislativa, tant'è vero che, come immagino sappiate, le leggi devono essere approvate nello stesso identico testo da entrambe le Camere, e condividono anche la funzione fiduciaria, perché i governi per nascere devono avere la fiducia di entrambe le Camere. Mi permetto di sottolineare la vostra attenzione il fatto che questa scelta, che ha delle motivazioni storiche, è assolutamente unica nel panorama comparato. Voglio dire, cioè, che se guardiamo agli altri ordinamenti, anche laddove esistono due Camere, queste due Camere non sono poste in posizione di parità, perché di solito la Camera politica prevale sull'altra Camera, che ha spesso natura di rappresentanza territoriale. Pensiamo per esempio alla Spagna, pensiamo per esempio alla Germania. Ecco, il nostro è un caso unico, perché appunto abbiamo due Camere che esercitano gli stessi poteri, e questo potrebbe essere, diciamo, da un certo punto di vista un vantaggio, in realtà poi si tramuta in un fattore di rallentamento dell'attività legislativa. Seconda batteria, secondo spunto, la Costituzione prevede alcuni organi interni delle Camere che poi noi andremo ad analizzare, cioè ci sono in Costituzione già dei riferimenti a quella che è, diciamo, un'organizzazione basilare delle Camere. Nella Costituzione infatti si fa riferimento al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, alle commissioni e ai gruppi parlamentari, tutti organi che poi andremo ad analizzare. Viene infine stabilito la regola fondamentale riguardante la validità delle sedute e la validità delle deliberazioni, perché le Camere, innanzitutto per deliberare, non per discutere, ma per deliberare, devono essere in numero legale, e quindi deve essere presente la maggioranza dei componenti, e per deliberare a sua volta è prevista come regola di carattere generale la maggioranza semplice, cioè la maggioranza dei presenti. In taluni casi poi è prevista, vedremo, la maggioranza assoluta, cioè la maggioranza dei componenti. Altro settore riguarda le cosiddette prerogative parlamentari, cioè quelle prerogative che consentono al parlamentare l'esercizio del suo mandato in maniera libera. Tra queste vanno segnalate il divieto di mandato imperativo, il famoso divieto di mandato imperativo di cui tanto si è discusso, soprattutto nella scorsa legislatura, quando un partito voleva abolirlo introducendo il vincolo di mandato, che sostanzialmente significa che il parlamentare, anche se eletto per un partito, anche se eletto per una coalizione, in realtà poi rimane sempre libero di poter votare, di poter orientarsi politicamente, senza per questo essere soggetto a revoca, né da parte degli elettori né da parte del partito. Quindi, anzi, da questo punto di vista, immagino sappiate come di questa garanzia talvolta se ne abusi, perché i parlamentari molto spesso cambiano opinione, cambiano casacca, si suol dire, e soprattutto in occasione magari di momenti di particolare
tensione politica, come per esempio la nascita di nuovi governi, per cui abbiamo il fenomeno del cosiddetto trasfughismo parlamentare. Però questa garanzia in effetti è fondamentale, perché è su questa che si basa poi tutto sommato la libertà del Parlamento e la rappresentanza politica. Altra prerogativa è la insindacabilità, anche questa sancita dalla Costituzione, e cioè il fatto che il parlamentare può esprimere le sue opinioni senza temere di essere di doverne rispondere in giudizio. L'immunità penale, che un tempo era più estesa, dico un tempo prima del 93, perché prima del 93 qualunque giudice che voleva avviare qualunque pubblico ministero che voleva avviare una indagine penale, un'azione penale nei confronti del parlamentare, doveva chiedere la cosiddetta autorizzazione a procedere alla Camera di appartenenza. Questo istituto, che era nato, diciamo, come garanzia per proteggere il parlamentare da azioni eventualmente in ipotesi persecutorie da parte della magistratura, dicevo, questo istituto poi nella pratica ha ricevuto un'applicazione distorta, tant'è vero che, come si suol dire, quella che era immunità penale si è trasformata in una vera e propria impunità dei parlamentari. E questo soprattutto è emerso negli anni 90, in occasione cioè delle inchieste di Tangentopoli, quando il Parlamento fu quasi, possiamo dire, inondato di richieste in tal senso da parte della magistratura. Richieste che talvolta venivano bocciate. Forse ricorderete la ormai epica scena a Monetine, all'uscita dell'Hotel Raffaele di Roma, perché la Camera aveva respinto l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Ecco, a seguito di queste vicende si è deciso poi di restringere questa garanzia, per cui oggi, dopo l'approvazione della legge costituzionale 3 del 93, l'immunità penale riguarda non l'azione penale in generale. Oggi un magistrato che vuole procedere penalmente nei confronti di un parlamentare lo può fare. Che cosa invece non può fare senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza? Non può arrestarlo, non può perquisirne il domicilio e non può lederne la libertà di comunicazione. Detto in altri termini, non può intercettarlo, a meno che si tratti di il parlamentare sia stato colto in flagranza di reato, oppure si tratti di dare esecuzione ad una sentenza ormai definitiva di condanna. Perché queste due eccezioni? Perché evidentemente in entrambi i casi il cosiddetto politicamente, per discriminare politicamente il parlamentare, non si danno, perché evidentemente se uno viene cotto con le mani nella marmellata, oppure se ormai è definitivamente condannato per una sentenza ormai passata in Cassazione, diciamo, il timore di un'azione persecutoria viene a cadere da sé. Io ovviamente vado molto velocemente perché sono tante le cose da dire, ma ripeto, se poi volete soffermarvi su qualche cosa, ben volentieri. L'ultima prerogativa parlamentare riguarda l'indennità. Può sembrare una cosa marginale, in realtà nel 48, quando fu scritta la nostra Costituzione, non lo era, perché vi era l'idea, tutto sommato, che il parlamentare dovesse agire gratuitamente, dovesse, come dire, svolgere il mandato gratuitamente, il che però, capite bene, poteva anche impedire, soprattutto a coloro che non erano appartenenti a una classe abbiente, come per esempio i proletari, i lavoratori, di poter accedere alla funzione parlamentare. E allora si iscrisse appositamente
questa disposizione per cui i parlamentari ricevono un'indennità proprio per, come dire, permettere a tutti l'accesso al mandato parlamentare. La Costituzione inoltre detta le regole fondamentali del procedimento legislativo. Prevede all'articolo 71 chi sono i soggetti che possono presentare un progetto di legge, sono soltanto 5, ciascun parlamentare, il governo, un consiglio regionale, 50.000 elettori e il famigerato CNEL. Prevede che il progetto di legge debba essere esaminato in commissione, che di solito ha un compito referente, ma nel nostro ordinamento è soltanto poi in Spagna, è prevista la commissione in sede legislativa, cioè i disegni di legge possono anche in certe ipotesi essere approvati direttamente in commissione. Dopodiché, una volta che il disegno di legge, le proposte di legge vengono insieme in commissione, devono essere poi approvate dall'Aula, dall'Assemblea, articolo per articolo e con votazione finale. Permettetemi una chiosa su questo punto. Questa è la regola. Di fatto, oggi il procedimento legislativo è assolutamente talvolta scardinato, nel senso che questa disposizione costituzionale, che evidentemente presuppone che ci sia una valutazione dell'articolato legislativo, articolo per articolo per l'appunto, cioè ci sia un esame specifico per ciascuna parte, viene in realtà bypassata ormai dalla cosiddetta prassi dei cosiddetti maxi emendamenti, cioè degli emendamenti mostro, degli emendamenti che praticamente riassumono in unica soluzione l'intero testo legislativo. Perché questo? Perché poi sul maxi emendamento il governo pone la questione di fiducia e quindi con un'unica votazione praticamente si approva l'intero disegno di legge senza dover passare, senza dover procedere alle votazioni dei singoli articoli, perché ovviamente una volta che col maxi emendamento è approvato tutti gli articoli come commi, perché l'articolo è unico, sono gli articoli che si trasformano in commi di un articolo unico, a quel punto la discussione si esaurisce e si passa direttamente alla votazione finale. Ecco, questa è una delle patologie del sistema a cui purtroppo la Costituzione non riesce a porre rimedio, perché questa disposizione appunto viene costantemente violata o frequentemente violata. Dopodiché la Costituzione prevede gli ultimi due passaggi una volta che il testo è approvato in via definitiva, e cioè la promulgazione del Capo dello Stato, ma attenzione, il Capo dello Stato può eventualmente rinviare un disegno di legge alle Camere quando ritiene che ci siano dei manifesti. Le Camere ad una nuova deliberazione, Camere le quali non sono tenute comunque a accogliere i rilievi del Capo dello Stato, ed infine la pubblicazione, che segna la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, che segna l'entrata in vigore del testo legislativo. Ci sono poi in Costituzione, ma qui veramente mi limito soltanto a segnalarle alla vostra attenzione, tutta una serie di leggi particolari. Finora abbiamo parlato, diciamo, della legge ordinaria, ma in realtà ci sono altri tipi di legge che sono pur previste in Costituzione. Le leggi delega, cioè le leggi attraverso le quali il Parlamento delega al governo l'esercizio della potestà legislativa. Le leggi di conversione dei decreti legge, ecco, poc'anzi io citavo la prassi dei maxi emendamenti. Ecco, la prassi dei maxi emendamenti si abbina spesso alla decretazione d'urgenza, all'abuso della decretazione d'urgenza. Credo di non dire nulla di nuovo se vi segnalo il fatto che oggi in gran parte la nostra legislazione è frutto
di decreti legge che vengono nei casi straordinari di necessità e d'urgenza che vuole la Costituzione. In realtà il decreto legge non è altro, come è stato da tempo detto in dottrina, che una sorta di iniziativa legislativa rafforzata a cui il governo ricorre quando vuole subito portare in porto i suoi disegni di legge che attuano il programma di governo. Decreti legge che, come sapete, devono essere convertiti entro 60 giorni, la legge di conversione esattamente funziona a questo. Quindi la catena normativa oggi sostanzialmente si esercita in questa maniera. Il governo pone, approva il decreto legge, lo presenta alle Camere, viene esaminato in commissione, il testo che esce dalla commissione si trasforma in maxi emendamento. Sul maxi emendamento il governo pone la questione di fiducia, si fa un'unica votazione e il procedimento legislativo si chiude. Questa purtroppo oggi è la prassi parlamentare. Dopodiché abbiamo, e vado rapidamente, le leggi di delibera dello stato di guerra, che per fortuna finora non sono state mai approvate, le leggi di amnistia e di indulto, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e infine la legge di bilancio, di cui parla espressamente l'articolo 81, che ha delle caratteristiche particolari, non fosse altro perché, come capite bene, la legge di bilancio è la legge principale, la legge più politica di tutta, perché ovviamente è la legge attraverso cui vengono stanziate le somme e quindi vengono decise come spendere le risorse pubbliche, come incassarle e come spenderle, quindi con una decisione di carattere eminentemente politico. Infine, nella Costituzione noi troviamo tracciato, seppur veramente in maniera estremamente rarefatta, il rapporto di fiducia. Voi sapete che la nostra è una forma di governo parlamentare, cioè basata sul rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il Parlamento e il governo. E dicevo, un rapporto di fiducia tracciato in maniera veramente minima, tant'è vero che si dice che la nostra è una forma di governo a debole razionalizzazione, cioè il rapporto di fiducia, al contrario di altri stati, pochissime regole. La Costituzione ci dice come deve essere approvata la mozione di fiducia, deve essere approvata a scrutinio palese, a maggioranza semplice, deve essere motivata, e poi ci dice come deve essere, da chi può essere presentata e come deve essere approvata la mozione a sua volta di sfiducia. Allora, mentre la mozione di fiducia, sappiamo tutti, è l'atto che segna, diciamo, non dico la nascita, perché il governo nasce attraverso la nomina del Presidente della Repubblica, ma certamente l'entrata, la piena operatività del governo. Ecco, la mozione di sfiducia invece è un istituto praticamente desueto, perché nessun governo è mai caduto nella nostra storia repubblicana dopo l'approvazione di una mozione di sfiducia. Gli unici due casi di, diciamo, sfiducia, i governi Prodi del 2006 e del 96, sono in realtà caduti per la mancata approvazione di una questione di fiducia, che è una cosa diversa, cioè di un atto che è il governo che pone, mettendo in ballo la sua sopravvivenza. Ma per il resto, tutte le crisi di governo che ci sono state, e ce ne abbiamo avute, perché noi viaggiamo al ritmo di una crisi di governo ogni 15 mesi, soprattutto nella cosiddetta Prima Repubblica. Ecco, dicevo, tutte le crisi di governo che abbiamo avuto sono state tutte crisi extraparlamentari, non crisi nate per un atto del Parlamento, ma nate a seguito di rottura degli accordi di coalizione che portano poi il Presidente del Consiglio a recarsi al Quirinale e a rassegnare le dimissioni senza passare da un chiarimento parlamentare, da un dibattito parlamentare. Quindi, da questo punto di vista, abbiamo avuto una chiara, diciamo, elusione del dettato
costituzionale, perché le crisi di governo sono state sempre crisi extraparlamentari e non crisi parlamentari. Poi abbiamo avuto leggi costituzionali che hanno introdotto altri. Quando è stata approvata la riforma che ha fatto seguito al cosiddetto Fiscal Compact, è stato anche introdotto un ufficio parlamentare, l'ufficio parlamentare di bilancio, ma si tratta, come dire, di organismi molto particolari. Invece, concentriamoci ora sui regolamenti parlamentari. Perché, come vi dicevo, pur premettendo quello che abbiamo detto circa le regole costituzionali riguardanti l'organizzazione e l'attività parlamentare, poi la gran parte, la massima parte delle regole sul Parlamento noi le troviamo nei regolamenti parlamentari. Anzi, vi dicevo all'inizio che noi abbiamo una vera e propria riserva di regolamenti, perché l'articolo 64 della Costituzione afferma espressamente che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quindi c'è un chiaro rinvio della Costituzione a quelli che sono i regolamenti di ciascuna Camera, i quali proprio in forza di tale rinvio hanno quindi una sfera di competenza costituzionalmente riservata. Cioè, voglio dire che tutto quello che riguarda l'organizzazione delle Camere, l'attività delle Camere, il procedimento legislativo, il funzionamento delle Camere, ecco, tutto questo ricade nella esclusiva competenza dei regolamenti parlamentari. Cioè, non è materia su cui il legislatore può intervenire. Non fosse altro perché, capite bene, un intervento legislativo presupporrebbe che una Camera incidesse sull'autonomia dell'altra, visto che la legge è approvata da entrambe le Camere. Invece no, ciascuna Camera, sia la Camera che il Senato, hanno piena autonomia normativa, godendo da questo punto di vista di una sfera di competenza riservata per Costituzione. Una sfera di competenza che quindi riguarda, per esempio, il procedimento legislativo in tutto quello che riguarda l'attuazione di quei capisaldi, di quei tratti, di quei momenti, di quelle tappe fondamentali che abbiamo visto tracciate in Costituzione, e riguarda poi in generale l'organizzazione. A maggioranza assoluta. Ecco, questa è una delle poche che troviamo in Costituzione circa la deroga, appunto, circa l'eccezione riguardo alla maggioranza. Perché? Perché si vuole che i regolamenti parlamentari siano approvati da una maggioranza addirittura superiore rispetto a la fiducia a un governo, basta la maggioranza semplice. Invece, per approvare i regolamenti parlamentari occorre la maggioranza assoluta. Perché? Perché i regolamenti sono le regole del gioco parlamentare, e sulle regole bisogna essere tutti d'accordo. Le regole non possono essere cambiate a piacimento. Ora, per carità, questo non significa che sulle regole ci debba essere l'unanimità, ma certamente una maggioranza più ampia di quella di governo è assolutamente necessaria. Tenete conto, tra l'altro, che quando la Costituzione fu scritta,
il sistema elettorale che si aveva in mente era quello proporzionale, quindi un sistema che desse rappresentanza a tutte le forze politiche in misura proporzionale alla consistenza elettorale. Quindi evidentemente quando il Costituente scrive questa disposizione intende dire che sulle regole dei parlamentari ci deve essere il consenso tra la maggioranza e almeno una parte consistente dell'opposizione. Seconda considerazione, poi andiamo all'organizzazione parlamentare. Qualcuno potrebbe pensare che i regolamenti parlamentari siano tutto sommato fonti di scarso interesse anche sotto il profilo politico, perché tutto sommato sono norme interne alle Camere. Che cosa vuoi che importi al comune cittadino il modo con cui funzionano le Camere? Ecco, questa è una idea, questa è un'interpretazione assolutamente inadeguata. Perché? Proprio perché, come vi ho detto, la nostra forma di governo a livello costituzionale è appena abbozzata, in realtà sono stati sempre i regolamenti parlamentari ad avere un ruolo decisivo ai fini della dinamica della forma di governo, cioè ai fini poi del concreto funzionamento della forma di governo. Io a questo proposito vi faccio due esempi che credo siano abbastanza paradigmatici. Innanzitutto, i regolamenti che noi oggi studiamo sono i regolamenti che sono stati varati nel 1971 e sono regolamenti di stampo tipicamente consociativo. Quella era l'epoca in cui i partiti di maggioranza e il maggior partito di opposizione, cioè il Partito Comunista, pur nella distinzione dei ruoli, cercavano una convergenza, un compromesso parlamentare. Ecco, i regolamenti parlamentari del 71 erano regolamenti nati proprio sotto, ispirati ad una precisa ideologia, quella cioè di moltiplicare i momenti di discussione, di decisione, proprio per favorire l'accordo, il compromesso parlamentare tra maggioranza e opposizione. E quando questi regolamenti entrano in crisi, questa impostazione entra in crisi a causa dell'ostruzionismo parlamentare dei radicali, i quali fanno saltare letteralmente gli equilibri che si erano consolidati agli inizi degli anni Ottanta, attraverso quella che viene definita appunto l'attività ostruzionistica, però in realtà mettendo in evidenza come appunto c'era, quei regolamenti erano, dall'altro punto di vista, come il rovescio della medaglia, erano incapaci di poter condurre ad una decisione, cioè non erano funzionali ad una maggioranza che volesse comunque prendere una decisione. Da qui una tendenza a delle riforme in senso decisionista dei regolamenti parlamentari. Ve ne cito soltanto due per farvi capire l'importanza di queste regole. Uno, 1988, viene sostanzialmente abolito il voto segreto. Questa fu una scelta fondamentale, perché voi capite bene che un'assemblea in cui si vota prevalentemente a scrutinio segreto è un'assemblea difficilmente governabile, difficilmente controllabile. Si decide che la regola sia il voto palese, non più il voto segreto, che presidenza violante, viene ulteriormente riformato il regolamento abbozzando una sorta di statuto dell'opposizione, cioè si introietta la logica del maggioritaria competitiva, per cui maggioranza e opposizione non devono collaborare ma devono opporsi, devono essere alternativi l'uno rispetto all'altra, e quindi tutta la dinamica parlamentare viene ridisegnata proprio in funzione di questa nuova impostazione. L'opposizione non deve cercare il consenso
della maggioranza, si deve opporre ad essa, deve contrastarla, soprattutto in funzione del messaggio che vuole veicolare nei confronti dell'opinione pubblica, e quindi proporsi come valida alternativa di governo nei confronti della maggioranza. Quindi una maggioranza che deve decidere sotto il controllo di un'opposizione che però non deve avere il potere di ostacolare l'operato della maggioranza, ma deve proporsi agli occhi degli elettori. Ho questi esempi per farvi capire come appunto le regole parlamentari, che qualcuno potrebbe definire un po' rose, un po' inutili, in realtà sono state sempre importanti ai fini della dinamica della forma di governo, della dinamica del sistema. Fatta questa premessa, andiamo ad analizzare brevemente quelli che sono gli organi che costituiscono, diciamo, la struttura principale di ciascuna Camera. Innanzitutto il Presidente dell'Assemblea, che viene eletto non a caso nella prima seduta. Il Presidente dell'Assemblea è eletto con maggioranze molto ampie. Questo sempre per fare in modo che sulla figura del Presidente, che dovrebbe essere una figura, diciamo, imparziale, neutrale, questo, come vedete, sono previste soprattutto nei primi scrutini delle maggioranze molto elevate, che però vanno poi progressivamente a degradare, perché poi alla fine un Presidente si deve pure eleggere. Qui vi segnalo come, mentre alla Camera dal quarto scrutinio in poi è richiesta la maggioranza assoluta dei voti, al Senato invece viene prevista una elezione di ballottaggio che chiude la partita. Questo perché? Perché il Presidente del Senato, per chi non lo sapesse, è il supplente del Capo dello Stato. E quindi occorre subito che ci sia il Presidente del Senato, che il Presidente del Senato sia eletto, proprio perché occorre che, facendo tutti gli scongiuri del caso, ci sia un soggetto che possa eventualmente sostituire il Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente. I presidenti hanno delle particolari funzioni che vengono tra l'altro anche delineate chiaramente in seduta comune, che è il Parlamento che elegge poi il Presidente della Repubblica, mentre il Presidente del Senato, come vi dicevo, è il supplente del Capo dello Stato. Insieme vengono consultati dal Presidente della Repubblica qualora questi voglia sciogliere una o entrambe le Camere, e i Presidenti delle Camere talvolta hanno poteri di nomina, per esempio nomino i componenti di alcune autorità indipendenti. La cosa principale è che, pur essendo un soggetto neutrale, tant'è vero che il Presidente non vota, il Presidente non interviene nel dibattito parlamentare, il Presidente ha il compito di assicurare il buon andamento dei lavori nell'interesse di tutti, il Presidente dovrebbe proteggere in particolare le minoranze, che ovviamente, essendo tali, non hanno dalla loro la forza dei numeri. Ecco, pur non è, con tutte queste premesse, i nostri presidenti non sono soggetti assolutamente neutrali, perché hanno determinati poteri che possono rivelarsi molto importanti sotto il profilo politico. Per esempio, in materia di programmazione, quando non si riesce a raggiungere, come vedremo alla fine, una conferenza dei capigruppo, non riesce a raggiungere una maggioranza sul programma dei lavori, allora interviene il Presidente, così come pure il Presidente ha il potere di dichiarare ammissibili o non ammissibili gli emendamenti, sotto per esempio il profilo della copertura finanziaria. Ecco, tutto questo fa sì che il Presidente non sia, diciamo,
assolutamente neutrale. E questo spiega, guardate, il motivo per cui ormai da molti anni, da più decenni, i presidenti delle Camere non sono più come un tempo appartenenti uno alla maggioranza e uno all'opposizione. Vi ricordo, per esempio, che i presidenti delle Camere furono Fulaiotti o Ingrao, che erano del Partito Comunista, ma sono invece ormai soggetti assolutamente di maggioranza, anzi talvolta leader della maggioranza. Pensate a Bertinotti, Casini, lo stesso Fini. Abbiamo avuto le presidenze Grasso, la Casellati, insomma, sono soggetti, pensate alla Russa oggi, o a Fontana della Lega, sono soggetti assolutamente integrati ed esponenti della maggioranza. E quindi abbiamo questa, se mi permettete, ambivalenza, per cui da un lato dovrebbero essere soggetti super partes, ma dall'altro poi anche sono soggetti talvolta snodi essenziali nell'attuazione del programma politico. Andiamo avanti. Abbiamo l'ufficio di presidenza, che è composto da vicepresidenti, questori e segretari con compiti particolari, però visto che già sono le 8:20, consentitemi di andare avanti, perché vorrei soprattutto parlarvi di due organi importanti. Innanzitutto i gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari sono, come dire, la benzina dell'attività parlamentare. Di essi vi ho detto, parla la Costituzione, e sono praticamente i protagonisti dell'attività parlamentare. Perché? Chi sono i gruppi parlamentari? Chi sta dietro? Ormai si la proiezione parlamentare dei partiti politici. I partiti politici candidano i loro esponenti alle elezioni, questi esponenti una volta eletti poi ovviamente si raggruppano in base a quello che diremmo l'idem sentire politico, cioè il fatto che appunto sono stati eletti in uno stesso partito per una stessa forza politica, e quindi così costituiscono in gruppo. E questo fatto di costituirsi in gruppo è fondamentale, non soltanto perché, come dire, evita che il parlamentare agisca da solo, diciamo l'unione fa la forza, come si suol dire, ma perché anche permette appunto al partito politico di poter, attraverso il gruppo, portare avanti le idee politiche, i programmi, le iniziative per le quali ha ottenuto il consenso elettorale. Questo è il motivo per cui i gruppi parlamentari vengono subito costituiti. Sono tra i primi soggetti che vengono costituiti, anzi addirittura, vedremo, precedono le commissioni parlamentari, che si costituiscono proprio in base ai gruppi parlamentari. Quindi hanno un ruolo assolutamente fondamentale. Per questo parlavo, con un'espressione che spero mi perdonerete, di benzina, perché effettivamente sono il carburante, perché iniettano nell'attività parlamentare le idee, le iniziative, le proposte che poi appunto danno vita all'attività parlamentare. Su questo però punto mi preme evidenziarvi una cosa fondamentale. Abbiamo sulle regole riguardanti la costituzione dei gruppi parlamentari una netta spaccatura, forse l'elemento oggi più rilevante di differenziazione tra Camera e Senato, perché alla Camera per costituire un gruppo parlamentare basta soltanto che vi aderiscano almeno 20 deputati. Poi, per carità, ci sono delle deroghe, ci sono i cosiddetti gruppi autorizzati, però alla fine quello che conta è soltanto il requisito numerico. Bastano 20 deputati. Chi non riesce a formare un gruppo o chi non vuole entrare in un gruppo parlamentare, perché il parlamentare non è obbligato a entrare in un gruppo, poi va a finire nel gruppo misto.
dove a sua volta si possono costituire componenti politiche, cioè mini gruppi all'interno del gruppo misto. Tutt'altra invece impostazione abbiamo al Senato, questo in forza di due riforme che sono state approvate nel 2017 e poi anche nel 2021. Riforme che hanno un chiaro intento: evitare il cosiddetto trasfughismo parlamentare, di cui abbiamo già detto, cioè il fatto che si possono costituire gruppi parlamentari non perché espressione di partiti politici che sono stati votati dagli elettori, ma semplicemente perché è espressione di accordi tra parlamentari, i quali abbandonano il partito per cui sono stati eletti e danno vita a formazioni politiche, molto spesso poi dal dubbio seguito elettorale. Pensate per esempio al gruppo dell'NCD di Alfano, che nacque proprio per sostenere il governo pensate ai gruppi dei responsabili che si volevano formare per riuscire a sostenere il governo Conte. Ecco, per combattere questo fenomeno si è al Senato introdotta una disciplina completamente diversa. Per costituire un gruppo non basta soltanto che ci siano un certo numero di senatori, appena 6, visto che il Senato è stato ridotto a 200 senatori da 315 come erano, ma anche un requisito politico, cioè il fatto che il gruppo deve corrispondere a partiti politici che si sono presentati alle elezioni, cioè che hanno presentato liste elettorali. Ci deve essere questa corrispondenza tra identità parlamentare e identità politico-elettorale. Per cui un gruppo che nasca per accordi tra senatori, una sorta di club, che però non si sia mai presentato alle elezioni, non potrebbe essere formato al Senato, mentre invece può essere formato alla Camera. Questa è una cosa molto importante, che una differenza significativa, le cui conseguenze già si sono fatte vedere nella scorsa legislatura e che potrebbero ulteriormente manifestarsi in questa. Le commissioni parlamentari sono il carburante, le commissioni parlamentari sono il motore, perché la gran parte, la massima parte dell'attività parlamentare si svolge in commissione. Voi forse siete abituati a vedere dalla televisione l'immagine dell'aula e magari vi scandalizzate del fatto che l'aula sia magari semivuota e quindi vi chiederete dove sono i parlamentari. Ecco, i parlamentari passano la gran parte delle loro giornate non in aula, ma la gran parte la passano in commissione, perché le commissioni sono la vera, diciamo, il vero motore dell'attività. Vi ho detto che il procedimento legislativo prevede per l'appunto che i progetti di legge, le proposte di legge siano prima esaminate in commissione. Come vedete, noi abbiamo alla Camera 14 commissioni permanenti suddivise per materia, al Senato appena 10. Il motivo di questa differenza è presto detto. Vi ho detto che il Senato ha avuto ridotto i suoi componenti da 315 a 200, dividere 200 senatori in 14 commissioni era certamente molto più complicato. E per questo da questa legislatura si è deciso di accorpare alcune commissioni, riducendone il totale appunto a 10. La cosa importante è che le commissioni parlamentari vengono formate in modo tale da rispecchiare la proporzione dei gruppi, cioè la loro composizione non è casuale, non è che per esempio vanno in commissione sanità tutti i medici
o in commissione giustizia tutti gli avvocati. Non funziona così. Non è che si basa sulla professione. Le commissioni devono essere delle sorte di mini assemblee. E intanto che sono così, delle mini assemblee possono sostituirsi addirittura all'aula. Quindi in commissione si devono rispecchiare gli stessi equilibri politici, gli stessi rapporti di forza che esistono in aula. Per questo i gruppi parlamentari sono fondamentali, perché praticamente costituiscono il metro di misura, l'elemento di riferimento, il parametro di riferimento per la costituzione degli organi parlamentari, che intanto possono funzionare efficacemente, in quanto appunto, tanto per capire, la maggioranza in aula deve essere maggioranza anche nelle commissioni e la minoranza in aula deve essere minoranza nelle commissioni. Quindi ci deve essere questa corrispondenza proporzionale. Nell'ambito di queste commissioni noi distinguiamo le commissioni permanenti, che hanno un compito prevalentemente legislativo. Sì, c'è qualcuno che vuole intervenire. Signor Cotugno, prego. Professore, mi scusi, buonasera a tutti. Vorrei fare una domanda riguardo la partecipazione alle commissioni. Circa le associazioni datoriali, se non erro, hanno diritto a prendere parte con loro rappresentanti all'interno delle commissioni relative al comparto di pertinenza oppure no? Lei intende per associazioni datoriali, per esempio Confindustria? Esattamente sì, sì, no. Sì, ma anche allora, minoritari, per esempio, perché sì, mi risulta, no. Per esempio. Le spiego subito. Sì, grazie. Le commissioni nella loro attività legislativa, ma anche quando si tratta di magari affrontare determinati temi, svolgendo per esempio delle indagini legislative, molto spesso si avvalgono dell'apporto delle competenze di soggetti esterni, per cui magari svolgono audizioni, svolgono attività di inchiesta, e in questo senso possono essere convocati rappresentanti delle associazioni datoriali, dei sindacati, professionisti, esperti in materia, docenti, tecnici, cioè tutti coloro che possono, come dire, offrire il loro contributo in termini di expertise, in termini di competenza al lavoro delle commissioni. Anzi, questa è un'attività importante, perché ovviamente il Parlamento talvolta ha meno strumenti di conoscenza di quanti può avere il governo. Quindi quando si tratta di affrontare un determinato tema, anzi è importante poter avere più possibili elementi di valutazione, di confronto. Pensate, per esempio, qui si aprirebbe tutto il tema delle attività di lobby, cioè dell'attività lobbistica che viene sviluppata attraverso i gruppi di pressione, che non dovete considerare, non dovete criminalizzare di per sé, perché le lobby talvolta apportano appunto degli elementi di valutazione che arricchisce l'indagine parlamentare. Diceva Kennedy che le lobby mi fanno capire in 5 minuti quello che i miei collaboratori non riescono a spiegare in 2 giorni, perché appunto hanno talvolta anche una capacità di sintesi. Poi sta al parlamentare ovviamente sintetizzare, rielaborare queste informazioni per una sintesi superiore, però tutto questo, ripeto, arricchisce il dibattito parlamentare. Va bene? Sì, sì, grazie. Dicevo, oltre alle commissioni permanenti, noi abbiamo altre commissioni particolari, sono le commissioni di inchiesta, che sono commissioni che esprimono nella misura massima possibile il potere di indagine delle Camere, tant'è vero che la Costituzione ci dice che queste commissioni agiscono con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, cioè si comportano come dei veri e propri giudici, quindi possono fare delle indagini, possono convocare coattivamente dei testimoni, addirittura qualcuno dice che potrebbero anche sottoporre ad arresto i soggetti qualora abbiano
si macchino di falsa testimonianza all'interno delle commissioni. Sta di fatto che sono certamente strumenti di indagine molto forti, che vengono istituite su materie di pubblico interesse. Scusate, le più famose di queste commissioni sono le commissioni sulla mafia, la commissione antimafia, ma ne abbiamo avute altre. C'è attualmente la commissione sulla morte di Giulio Regeni, la commissione sul gioco illegale. Insomma, si tratta di attività che riguardano materie appunto di rilevante, scusate, di rilevante interesse pubblico e che quindi trovano anche accoglienza in ambito parlamentare. Poi abbiamo commissioni parlamentari bicamerali, di cui cioè fanno parte sia senatori che deputati. Una di queste è la commissione per le questioni regionali di cui vi ho parlato. Infine abbiamo delle commissioni particolari che hanno compiti di vigilanza. Ecco, anche qui la più famosa di queste è la commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, la cosiddetta commissione di vigilanza RAI, perché voi sapete la RAI è una concessionaria pubblica e proprio per questo motivo è soggetta agli indirizzi non del governo ma del Parlamento. Quindi da questo punto di vista c'è un controllo sulle attività del servizio pubblico che viene svolto appunto attraverso questa commissione. Gli ultimi due organi, e vado in conclusione perché già sono le 8 e vorrei auspicabilmente poi lasciare spazio se c'è qualche domanda. Abbiamo infine le giunte parlamentari. Allora, le giunte parlamentari sono delle commissioni, perché sono organi collegiali come le commissioni. Si chiamano giunte perché hanno, diciamo, si occupano di settori particolari. C'è qualcuno che vuole intervenire? Prego. No, alla fine, professore, mi scusi. Ah, va. Per esempio, in entrambe le Camere abbiamo la Giunta per il Regolamento, che si occupa giusto appunto della interpretazione e delle modifiche al regolamento. Abbiamo la Giunta delle Elezioni, che si occupa della convalida delle elezioni, dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità. Questo perché dovete sapere che tutta questa materia è attratta alla competenza esclusiva delle Camere, cioè sono le Camere che decidono se un parlamentare è eleggibile o non eleggibile, è candidabile o non è candidabile, se ci sono state delle irregolarità nel procedimento elettorale. Questo per garantire l'autonomia delle Camere, quindi non può essere un giudice esterno, come avviene per esempio a livello regionale, che possa sindacare su questo. Poi abbiamo la Giunta per le autorizzazioni, che si occupa appunto di quelle autorizzazioni di cui abbiamo detto riguardante l'articolo 68, e infine abbiamo la cosiddetto Comitato per la legislazione. Questo è un organo molto particolare, tant'è vero che, come vedete, alla Camera è composto in maniera paritaria da maggioranza e opposizione, 5 della maggioranza e 5 dell'opposizione, perché si occupa della qualità del prodotto legislativo. Voi forse sapete che uno dei problemi atavici che noi ci trasciniamo è quella della cattiva qualità delle leggi. Le leggi sono illeggibili, sono piene di rimandi legislativi, non si riesce a interpretarle perché bisogna andare poi a capire i rinvii che sono contenuti in essa. Ecco, il Comitato per la legislazione ha il compito, talvolta assolto bene, altre volte purtroppo inutilmente, una sorta di grillo parlante, di valutare la leggibilità, la intellegibilità dei testi legislativi, in modo tale appunto da migliorarne la comprensione. L'ultimo organo, e veramente abbiamo finito, di cui dobbiamo parlare, è la conferenza dei
capigruppo, di cui in realtà gruppo, o meglio, la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari vi dovrebbe far capire che siamo in presenza di quello che i sovietici definivano il Soviet, cioè un organo in cui sono rappresentati al loro vertice i gruppi parlamentari, quindi un organo di grande importanza politica, perché è in questo organo che i gruppi parlamentari esprimono le loro idee, i loro indirizzi. Ma a che proposito? Di cosa si occupa la conferenza dei capigruppo? La conferenza dei capigruppo si occupa della programmazione dei lavori. Cioè le Camere non è che lavorano day by day, non è che decidono oggi quello che devono discutere domani. Ovviamente programmano la loro attività, decidono gli argomenti da trattare e stabiliscono i giorni, il calendario dei lavori. Per questo si parla di calendarizzazione dell'attività parlamentare, perché una volta che viene stabilito che ci si deve occupare di un certo argomento, poi si individuano le date, le sedute in cui quell'argomento deve essere discusso. Quindi capite bene che l'ordine del giorno non è altro che la conseguenza, l'epilogo finale di questa attività programmatoria alla base. Ed è un'attività importante perché, come capite bene, decidere che un certo argomento vada discusso, anziché rimanere nel cassetto di una commissione, diventa il primo passo perché poi quel progetto, quell'argomento venga approvato. Per questo è importante l'attività in conferenza dei capigruppo. Qui troviamo una particolarità. Mentre al Senato si decide ancora all'unanimità, questo diciamo frutto di quell'impostazione consociativa di cui vi ho detto nel 71, alla Camera ci vuole comunque una maggioranza, anche se ampia, maggioranza dei 3/4. Quindi capite che sulla programmazione ci vuole ancora un ampio consenso tra maggioranza e opposizione. Questi sono, diciamo, le fasi della programmazione: programma, calendario e ordine del giorno. Ma il presupposto perché la programmazione dei lavori venga rispettata e che quindi non ci siano sforamenti nei tempi, ed è l'ultimo argomento che qui vado a trattare, è il cosiddetto contingentamento dei tempi. Forse questa è un'espressione che avete sentito utilizzare. Che cos'è il contingentamento dei tempi? È esattamente il presupposto perché i tempi stabiliti nel calendario vengano rispettati. Cioè, oggi non accade più come un tempo che il senatore si possa parlare per ore facendo le cosiddette maratone oratorie. No, oggi i tempi sono ripartiti tra i gruppi, tra i soggetti istituzionali, sulla base di precisi criteri che hanno a che fare sostanzialmente con la consistenza numerica. Per cui quando si decide che per un progetto di legge si deve discutere in fase generale per 6 ore, si decide 20 minuti parla il relatore, 15 minuti il governo. I gruppi parlano per 4 ore e 22 minuti, al Movimento 5 Stelle tocca tanti minuti, alla Lega di meno, tutto sulla base della consistenza numerica. Anzi, in realtà preferisce dare più tempo alle opposizioni anziché alla maggioranza, proprio perché ovviamente le opposizioni hanno la loro forza nella parola, nella critica e non tanto nei numeri. Però capite bene che questo diventa il presupposto indispensabile perché i tempi di programmazione vengono rispettati, quindi il contingentamento serve proprio a questo. Io avrei finito, sono stato nell'ora credo che mi era stata assegnata, mi scuso se magari qualche cosa l'ho detta troppo brevemente, spero quantomeno che con le slide abbiate seguito più facilmente. A questo punto, visto che già ci sono alcune domande, cedo volentieri la parola. Prego.
Sì, grazie professore. Una domanda di carattere generale che però mi sovveniva particolarmente quando prima parlava dei regolamenti interni e anche diciamo dell'iter legis. Noi anche nelle precedenti lezioni, in questo dibattito generale, assistiamo a un dibattito attorno alla revisione costituzionale. Allora mi ponevo questa domanda, questa curiosità se vuole. In che maniera l'aspetto della regolamentazione interna dei Camera e Senato e del procedimento dell'iter legis risente del dibattito sulla revisione? Ossia mi spiego e chiudo. Se è vero come è vero che la nostra Costituzione, il nostro sistema parlamentare nasce sul fatto di dare una grande rappresentatività ai partiti per garantire un pluralismo dopo il fascismo e quant'altro. Oggi che siamo in una fase di forte astensionismo e con il ruolo dei partiti fortemente diverso, in che maniera l'iter legis, o chiedo semplicemente se questo è un tema, l'iter legis potrebbe essere più aperto, ad esempio ai corpi intermedi o ai lobby che prima lei faceva riferimento, dove sappiamo che atavicamente in Italia hanno più una connotazione negativa piuttosto che positiva. Cioè si avverte in definitiva la necessità di un iter legislativo più aperto perché più coerente col dibattito generale attorno alla revisione della Costituzione. Grazie. Sì, rispondo tu subito se vuole. Allora, noi in effetti abbiamo un problema sul processo decisionale, perché proprio perché non abbiamo affrontato il tema della governabilità a livello costituzionale, questo poi problema si è scaricato sui regolamenti parlamentari, dando vita a tutte quelle prassi distorsive di cui dicevo, cioè l'abuso della decretazione d'urgenza, la compressione degli esami parlamentari, dell'esame parlamentare, tutte quelle che vengono definite in dottrina cattive prassi. Ecco, io credo che lei abbia ragione nel momento in cui, come dire, richiami l'esigenza di ritornare alla normalità del procedimento legislativo, che è anche garanzia, da un certo punto di vista, sulla qualità del prodotto legislativo. Certamente il procedimento legislativo va arricchito, senza appunto anche col contributo esterno. Anzi, da questo punto di vista possiamo dire che quell'attività di elaborazione politica che un tempo i gruppi e i partiti facevano, oggi purtroppo non riescono più a farla, quindi hanno quanto mai bisogno di appoggiarsi, di avere dei contributi all'esterno, di avere degli elementi di valutazione che possono provenire da persone esperte del settore. Quindi da questo punto di vista l'apertura del procedimento legislativo è quanto mai opportuna. Però bisognerebbe anche, come dire, ritornare proprio alla radice, nel senso di restituire dignità in sé al procedimento legislativo. Oggi purtroppo non è così, perché appunto i tempi sono strozzati, perché si scavalca il procedimento, perché tutto sommato si considera, ma guardate, è una considerazione diciamo politicamente trasversale, perché purtroppo è una prassi che ha riguardato tutti i governi. Si considera il passaggio parlamentare come una sorta di fastidio, perché si preferirebbe decidere presto e bene, ma il presto non sempre si concilia col bene. Quindi se, tant'è vero che poi si è costretti a rimediare intervenendo nuovamente con decreti legislativi, ecco, bisognerebbe ritornare ai fondamentali. Quindi ritornare a quell'articolo 72 che ci dice che i progetti di legge devono essere discussi, esaminati articolo per articolo e poi approvati. Purtroppo in questo, diciamo, la Corte Costituzionale, io ho scritto un po' su questo, la Corte Costituzionale purtroppo non è intervenuta con efficacia su questo punto. Perché basterebbe per esempio dichiarare incostituzionale la prassi dei maxi emendamenti, perché questi fenomeni potessero un po' rientrare. Però, ripeto, sono convinto, come dice lei, che il problema è innanzitutto politico, cioè
bisognerebbe, come dire, che i partiti si aprissero di più ai corpi intermedi, agli apporti esterni, proprio per... Non sono più i partiti come li abbiamo conosciuti nel Novecento. Grazie. Prego, signor Casali, mi pare. Grazie, professore. Mi scusi se non accendo la telecamera, prego. Ma già la connessione è un po' complessa. E la mia domanda è su piuttosto la parte iniziale della presentazione. Quando parlava delle mozioni di sfiducia e sul fatto che la prassi fosse soprattutto che questa venisse in sede extraparlamentare. Ma sussiste una differenza tra ovviamente avere una sfiducia incassata tra virgolette alle Camere oppure andare preventivamente a colloquio con il Presidente della Repubblica? E questa è la domanda. E se qual è, insomma, da un punto di vista pratico e perché secondo lei si preferisce una strada piuttosto che un'altra storicamente? Grazie. Allora, le crisi di governo si possono aprire in entrambi i modi, perché o il Parlamento, votando la sfiducia, costringe il Presidente del Consiglio a dimettersi, oppure senza sfiducia il Presidente del Consiglio autonomamente si dimette. Perché noi abbiamo avuto più crisi extraparlamentari che crisi parlamentari? Perché il Presidente del Consiglio, quando constata che la sua maggioranza parlamentare è venuta meno, anziché esporsi alla, se mi consentite, anche umiliazione politica di presentarsi alle Camere, di vedersi bocciata la sua proposta, trae autonomamente le conclusioni e va direttamente al Quirinale, proprio per evitare anche, come dire, un'esperienza, una fine traumatica. Però bisogna anche dire che il Quirinale, il Presidente della Repubblica, non sempre accetta le dimissioni, perché potrebbe magari ritenere opportuno un passaggio parlamentare in cui vengano esplicitati i motivi della crisi, perché poi, come dire, la ragione per cui la nostra Costituzione prevedeva la mozione di sfiducia motivata è che si informasse l'opinione pubblica sugli effettivi motivi. All'interno della maggioranza. Ed è per questo che talvolta hanno avuto la cosiddetta parlamentarizzazione della crisi extraparlamentare. Cioè, il Presidente della Repubblica talvolta ha respinto le dimissioni del Presidente del Consiglio, lo ha fatto per esempio, mi pare, con Draghi l'ultima volta, ma è stato così anche per il Consiglio, a recarsi presso le Camere se ritiene che ci sia un margine politico per ricomporre i cocci del vaso rotto, tanto per capirci. Cioè, se ritiene che quel passaggio parlamentare, anziché aggravare, acuire la crisi, possa invece risolverla. Dico acuire perché poi, se al contrario il passaggio parlamentare dovesse ulteriormente esacerbare la situazione, potrebbe rendere più difficile la formazione del nuovo governo e quindi costringere poi il Presidente a sciogliere le Camere come estrema ratio. Allora capite che è tutto un gioco politico in cui ci vuole sensibilità per capire fino a che punto ci si può spingere per tenere in vita il governo e fino a che punto invece il Presidente deve prendere atto della situazione e a questo punto accettare le dimissioni. Ne abbiamo avuto un esempio con Draghi. Quando è venuta meno la maggioranza a causa del distacco al Movimento 5 Stelle, il Presidente della Repubblica ha preso atto che non c'era più possibilità per formare un nuovo governo e ha sciolto le Camere. Per la prima volta nella storia repubblicana siamo andati in elezione addirittura a settembre, cioè con una campagna elettorale quasi, quasi estiva. Non so se ho risposto alla sua domanda. Sì, grazie. Mi pare l'ultima domanda è il signor Cotugno, a meno che sia rimasto con le mani alzate.
No, professore, è rimasta la mano alzata. Ah, va bene, va bene. Grazie va lo bene. Stesso. Ci sono altre domande? No, non mi pare. Allora, sono già le 8:15. Professore, posso chiederle soltanto una cosa? Non è una domanda che riguarda la sua lezione, ma se è possibile avere non le slide, ma il PDF di tutto questo che ha illustrato. Sì, 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 volentieri. Le mando in PDF alla, diciamo, alla segreteria del corso e li metto a vostra disposizione. Ok, gentilissimo. Buona serata e grazie di tutto. Grazie a voi dell'attenzione e della pazienza. Spero che ne sappiate un po' di più. Grazie ancora. Una buona serata anche a voi e buon fine settimana. Grazie, professore. Grazie mille. Grazie mille. Buona serata. Grazie.